Buongiorno, questa breve presentazione vuole illustrare alcune caratteristiche del progetto di settimana corta che si sta valutando di introdurre a partire dal prossimo anno scolastico. Il modello di settimana corta comporta una forma di organizzazione nella quale la frequenza delle lezioni è impostata su 5 giorni e non su 6 come oggi in vigore. Il monte ore delle lezioni, che nella scuola primaria a tempo normale è di 27 ore, mentre nella scuola secondaria è di 30 ore settimanali, deve essere distribuito su 5 giorni. Questa soluzione comporta il prolungamento delle ore di lezione nella mattinata, sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria. Nella scuola primaria deve essere previsto un rientro pomeridiano obbligatorio per raggiungere il monte ore di 27 ore settimanali. Per la scuola secondaria il modello orario prevede l'effettuazione di 6 ore di lezione per 5 giorni alla settimana senza rientri pomeridiani. Il modello orario di scuola primaria a tempo pieno non viene modificato, dato che già opera su 5 giorni settimanali per complessive 40 ore. A favore della settimana, corta vi sono alcuni elementi sia di carattere organizzativo che di economia familiare. Dal punto di vista organizzativo, l'adozione del modello a settimana corta può consentire all'istituto una migliore gestione del personale docente, che essendo presenti in maggior numero a scuola, possono essere impegnati più facilmente anche nella sostituzione del personale assente. Anche la gestione del personale collaboratore scolastico può essere fatta in modo più funzionale al servizio. Per quanto riguarda le famiglie, dal loro punto di vista, l'adozione della settimana corta consente di avere a disposizione il sabato per la gestione di economie familiari e per trascorrere più tempo assieme tra genitori e figli. Occorre tuttavia considerare che nell'arco della settimana deve essere riorganizzata la gestione del tempo scuola, che deve essere suddiviso tra impegni scolastici più pressanti, soprattutto alla scuola secondaria, ed impegni extrascolastici. Alcuni elementi di carattere didattico portano a fare una riflessione a sfavore dell'adozione della settimana corta. L'articolazione del curriculum su 5 giorni ha importanti ricadute sul piano didattico. Il collegio docenti dell'istituto comprensivo si è espresso in larga maggioranza non favorevole alla modifica dell'assetto organizzativo con l'introduzione della settimana corta. Il prolungamento della mattinata, pur inserendo all'interno della stessa alcune pause ricreative, impegna gli alunni in attività didattiche fino alle ore 13 circa per la scuola primaria e fino alle ore 14 per la scuola secondaria. La conseguenza più immediata è un tardivo rientro a casa degli alunni, che può risultare particolarmente pesante per coloro che usufruiscono del trasporto con lo scuolabus. Per un giorno alla settimana, la scuola primaria, che ad oggi fa solo antimeridiano, dovrebbe fare un rientro a scuola obbligatorio, dopo la pausa pranzo, per la quale gli alunni possono anche rientrare a casa compatibilmente con la vicinanza alla scuola. La preoccupazione dei docenti è che gli alunni non reggano l'impegno nell'ultima ora di lezione, nella quale non sempre potranno essere inserite materie leggere. Una seconda importante ricaduta sul piano didattico, in particolare per la scuola secondaria, consiste nel carico di lavoro pomeridiano nel quale gli alunni si troverebbero a preparare un maggior numero di materie per il giorno successivo, avendo a disposizione un minor tempo, sempre considerando il rientro tardivo a casa dopo la lezione della mattinata. Occorre considerare anche che si devono conciliare i tempi pomeridiani scolastici con gli impegni dei ragazzi in altre attività di tipo sportivo o interessi culturali che loro possono avere. Questa presentazione quindi ha avuto lo scopo di fornire alcuni elementi di riflessione ai genitori in relazione al sondaggio che andremo a fare a breve e nel quale chiameremo appunto i genitori ad esprimersi in termini di essere favorevoli o non favorevoli all'adozione di questo nuovo modello organizzativo. Sulla base dei risultati che saranno ottenuti dal sondaggio, il Consiglio d'Istituto si esprimerà in termini organizzativi, decidendo l'adozione o meno di questo modello per il prossimo anno scolastico. Grazie per l'attenzione.